L'avventura di Remo Brindisi, iniziata a Palazzo dell'Emiciclo, sede del Consiglio regionale, il 18 dicembre, si conclude in gran forma su iniziativa del Munda e dell'Assessorato alla Cultura del Comune dell'Aquila. Siamo con la direttrice, Lucia Arbace, per un consuntivo di questa mostra. Beh, è stata una collaborazione molto proficua, l'assessorato alla cultura ha dato l'opportunità ad una giovane associazione, l'associazione di Munda, di organizzare questa iniziativa con una scelta molto importante dei dipinti di Remo Brindisi che coprono un arco cronologico molto ampio. Abbiamo portato qui anche 5 dipinti di grandi dimensioni che non ritornavano all'Aquila dal momento del sisma, quindi mi è sembrato anche giusto che questa mostra, partita nel 2018, anno del centenario, si concludesse nell'anno del decennale. Abbiamo stampato anche un piccolo booklet con dei testi illustrativi e in questo booklet è illustrato anche il recto e il verso del dipinto Lottiamo per la pace, che sarà oggetto di un'altra iniziativa del Munda e del Polo Museale. Questo dipinto di grandi dimensioni in cattivo stato di conservazione sarà oggetto di un restauro a cantiere aperto presso il Tribunale dell'Aquila, che tra l'altro ospiterà a decorrere da sabato 25 gennaio 5 grandi opere di Brindisi. Non le vogliamo riportare in deposito, le abbiamo affidate con tutte le cautele possibili al Tribunale dell'Aquila. Quindi partiamo dall'Emiciclo, arriviamo alla Corte d'Appello dell'Aquila. Un bel tragitto, una bella storia che lega ancora il nome di Remo Brindisi a quello della città capoluogo. Sì, penso che ogni iniziativa deve essere sempre portata avanti in sinergia tra le istituzioni. Il Polo Museale dell'Abruzzo nell'anno del decennale è pronto a dialogare con tutte le istituzioni cittadine in ottemperanza a quelli che sono stati gli accordi tra il Comune dell'Aquila e il nostro Ministero.